Antonio Romano avvia le attività del caffè letterario a Chieti. Quali saranno gli eventi caratterizzanti e con quali finalità? Gli eventi caratterizzanti sono questo primo concorso letterario che avviene tra il 3, 4 e 5 con tre serate qui presso il caffè Vittorio, dove noi abbiamo localizzato il caffè letterario. Abbiamo un'intesa ufficiale, non è un'ospitalità, ma è un'ospitalità ma nel senso che ci saremo sempre, almeno fino a che Dio ci darà la forza di fare. Quindi il caffè letterario, inteso come altri caffè che stanno in Italia, a Chieti non c'era, da adesso c'è. Quindi chi ha voglia di fare letteratura, sia d'ascolto che di promuovere i propri scritti, noi siamo disponibilissimi. Sì, poi la vostra associazione promuove da sempre attività culturali sul territorio, ma anche con finalità sociale. Sì, noi abbiamo iniziato a lavorare soprattutto per poter pagare gli eventi attraverso un nostro marchio collettivo di qualità con cui certifichiamo le attività della promozione sociale, principale attività della APS. In questo senso la signorina, che è uno dei nostri tecnici, può dire qualcosa di più specifico, in quanto quello che stanno facendo loro è la parte di sostentamento a poter finanziare il caffè letterario e altre attività che faremo anche presso il Palazzo Verdi, con cui abbiamo altro rapporto di collaborazione. Allora, buongiorno, sono Olivia Giorgia, collaboratrice dell'APSN per Romano di Chieti e nello specifico mi occupo insieme ad altri colleghi del progetto etico Sopprimente e attraverso questo progetto l'intento è quello di indurre le aziende del territorio ad un comportamento socialmente responsabile. Quindi l'obiettivo è da un lato indurre le aziende ad adottare i comportamenti etici, quindi appunto indurre i dipendenti, i collaboratori delle varie aziende del territorio a comportarsi in maniera eticamente corretta, e dall'altro l'obiettivo è quello di supportare le aziende del territorio a ridurre i rischi di impresa, sempre attraverso questo modello etico di comportamento e prevenzione, modello organizzativo quindi. Grazie mille. Massimo Pasqualone, è stato presentato il caffè letterario con le iniziative tra cui il Festival delle Letterature. Quali sono gli intenti e quali sono i tratti caratterizzanti? Noi abbiamo radunato a Chieti abbiamo organizzato tre giorni di letteratura, di poesia, di arte, con circa 50 tra poeti, scrittori, narratori che vengono un po' da tutta l'Italia. Abbiamo invitato poi tre personalità della cultura regionale: Daniela Dalimonte per lunedì, Italo Radoccia per martedì e l'imprenditore Paolo De Cesare per mercoledì a tenere le conclusioni. Un festival della letteratura che inizia sotto i migliori auspici, in un posto meraviglioso, come dicono gli inglesi, una location molto prestigiosa che è il Caffè Vittorio. Da qui partirà poi un ulteriore progetto con la PS Luca Romano, cioè un caffè letterario che possa coinvolgere spesso qui a Chieti poeti, artisti, letterati in genere. Quindi un progetto che parte il 3, 4, 5 aprile dalle ore 16 al Caffè Vittorio. Quindi un progetto all'insegna della cultura e della socialità. Ma noi abbiamo pensato anche di dare visibilità ai poeti, ai letterati che hanno grandi difficoltà, quindi noi li presenteremo le loro biografie, presenteremo soprattutto le loro opere, faremo leggere alcuni loro testi in un momento di confronto, in un momento di condivisione con tutta la città di Chieti. Grazie. Alice Collepalumbo avvia questa serie di attività e ti vedono come protagonista in qualità di poetessa. Come affronti questo impegno?
Io lo affronterò con tutta la passione possibile, tutta la passione che ho e tutte le emozioni soprattutto che io metto in ogni poesia e in ogni scritto. Speriamo di riuscirci, speriamo al meglio. Noi vi aspettiamo il 3, il 4, il 5 alle 16 e speriamo di darvi la stessa emozione che noi mettiamo in tutto ciò che affrontiamo nella vita, in tutto ciò che scriviamo. E speriamo appunto di lasciarvela e che sia un insegnamento che appunto voi potreste riportare a casa con tanto amore. Quindi noi vi aspettiamo. Sì, sicuramente una bella occasione, un bel contesto per promuovere la cultura ma anche il territorio. Sì, 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 soprattutto. Infatti io vorrei appunto ricordare una cosa. Poco fa in questa conferenza, come ha detto un altro scrittore che sarà presente nella giornata del 4 aprile, Bernardino Dell'Aguzzo, ha ricordato che la società, che le città sì hanno le mura e questo è il corpo, però è importante anche sottolineare il fatto che nelle città ci deve essere un'anima, come appunto anche noi tutti abbiamo un'anima. E quindi noi, io ripeto, vi aspettiamo veramente per regalarvi un pezzo di puzzle della nostra anima che voi potreste riportarvi a casa. Sì, ultimissima domanda, in tutto ciò quanto è importante la cultura? Beh, la cultura è importantissima, la cultura permette di vedere piccole cose che noi affrontiamo ogni giorno anche nella quotidianità, ci permette di vederle da altri punti di vista, da, diciamo, se abbiamo le basi ci permette di andare più nel profondo, scavare nell'anima, scavare negli occhi, avere uno sguardo verso tutto ciò che ci circonda sicuramente diverso e avere altri punti di vista, e aprire la mente verso nuovi spazi, nuovi sguardi, nuovi occhi è una cosa veramente importante che segna tanto e lascia tanto. Quindi apriamoci alla cultura. Grazie mille. Prego.